Ciao! Ciao! Come ti chiami? Mohamed. E da dove vieni? Dal Senegal. E da quanto tempo sei qua in Italia? Da un anno e qualche mese. E come ti trovi qua in Italia? Ah, benissimo, mi trovo benissimo. Bene, sì. E ti chiedo per quale motivo sei venuto qua in Italia? Sono venuto in Italia per motivi familiari, perché mio babbo è qua da 18 anni e sono venuto l'anno scorso. Complimenti perché se sei da qui da un anno parli benissimo. Complimenti, Grazie. veramente. Quando sei arrivato, come ti sei trovato in Italia? Come è stato il tuo primo giorno in Italia e l'ultimo in Senegal? Il primo giorno in Italia, ero noioso, perché non conoscevo nessuno, conoscevo un amico, però non ci conoscevamo benissimo. Allora, era molto, molto complicato per me Sì. perché avevo la nostalgia dal mio paese e non avevo degli amici qua. Hai cambiato È tutto nella cambiato tua tutto, vita, certo. infatti. E quando eri in viaggio per venire qua in Italia, hai avuto paura? No, non ho avuto un po' perché ero felicissimo. Di andare in Italia quando ero in Senegal, ero felice. Lo aspettavi con piacere Sì, di partire. partire, ti chiedo come è stato per te, quali sono state le difficoltà iniziali nel partire dal Senegal e invece le difficoltà iniziali nell'essere arrivato in Italia? Il problema è di lasciare la mia mamma, poi ho un fratello e una sorella, sono il fratello maggiore. E poi la cosa più difficile era di lasciare la famiglia Famiglia. e anche gli amici. Certo. E poi quando sono venuto qua, non parlavo bene italiano, anche La lingua adesso. sicuramente è una Sì. difficoltà iniziale. E poi sono andato direttamente a scuola. Scuola della lingua, a Sì, Ricimolatore, scuola di italiano. per parlare italiano e mi sono impegnato tanto a parlare E parlare la lingua fa la differenza. sì, ovvio, fa la differenza perché hai la possibilità di parlare con gli altri, di Certo, comunicarsi. Tu hai detto che hai lasciato in Senegal la tua famiglia, a parte Babbo che è qua con te. Ti mancano loro? sì, mi mancano perché ovvio, perché eravamo sempre insieme e loro sono piccolissimi Lui è il fratello maggiore. comunque tu li senti loro, ci Sì, parli con loro, hai ci parlo maggiormente. ogni domenica. Quindi comunque ti fa piacere essere venuto qua, però ti dispiace aver lasciato loro. Sì, Vorresti portare anche loro qua in Italia. Ti farebbe felice. sì, mi rende veramente felice. Come ti immagini il tuo futuro, in base a questo, magari portarlo in Italia? Com'è per te il tuo futuro qua in Italia o anche in altri posti dove ti piacerebbe stare, ecco? Secondo me, il mio futuro è di lavorare, avere la possibilità di lavorare qua in Italia per aiutare anche mio babbo, perché è complicato di lasciare la famiglia, perché da noi la nostra famiglia è grande. Poi se qualcuno va in Italia, le altre dipendono da chi è già andato, Sì, mantiene la quindi famiglia. mantiene la famiglia. Quindi è difficile per te. È una Però, responsabilità. sì, ovvio. Comunque te questa difficoltà, non hai paura di questa difficoltà, ecco. No, non Sei ho paura. pronta a tutto per la tua famiglia. Sì, ovvio. Da quando sei arrivato in Italia, cos'è migliorato, ecco? Cos'è migliorato e cos'è peggiorato? La cosa che è migliorato, mi sa che la cultura, anche perché ho fatto ho scoperto di un'altra cultura, Certo. la mia, che,
La vita ha cambiato per me anche, perché cioè, ci sono dei ricordi che mi ricordano dal passato e che non ho vissuto, che ho vissuto e non l'ho vissuto qua. Se posso chiederti se vuoi raccontare queste cose, se non è un problema, no, non c'è problema. Sei libero di dire quello che vuoi. E quando sei arrivato in Italia, come è stato il tuo primo giorno, quando hai messo piede in Italia? Io ero felice, però cioè, quando le altre mi salutavano, cioè, non sapevo cosa dire. Cosa dire. Esatto, quello era un problema per me, però piano ci sono arrivati e poi adesso riesco a parlare con gli altri. Vado benissimo. Cosa fai adesso, lavori? No, non lavoro. Studi? Sì. Che scuola fai? Continuo a fare l'italiano. Scuola d'italiano? Sì. Certo, beh, quello ti fa solo bene. Sì, più sì, parli sì. E più sarà facile. E adesso ti faccio una domanda un po' più riservata, se vuoi dirlo o sì, parlarne. Sì. Hai mai subito episodi di razzismo da quando sei in Italia? No. Non sei mai stato discriminato? Veramente no. Ti sei subito ambientato, sentito a tuo agio, quindi sì. Non hai avuto problemi. Non ho mai avuto il problema di razzismo in Italia da che sono venuto qua, veramente. E ipotizzando che un giorno una persona, sì, non considerata persona, ti venisse a dire qualcosa, qualche offesa nei tuoi confronti, per il tuo colore di pelle, per la tua nazionalità, per la tua religione, sì, tu sì, come reagiresti? Come ti sentiresti? Cioè, quelli io li considero come le ignoranti, perché non sanno, cioè, noi la colore di pelle non fa la differenza, secondo me. Noi siamo tutti uguali, noi siamo nati neri, voi siete nati bianchi, cioè, che differenza ha? Sei umano, io sono umano, poi basta. Sono loro i diversi che dicono queste cose, sono tutti uguali. C'è qualche tradizione del Senegal che non c'è in Italia che ti manca? Non lo so. Diciamo non c'è, non ti manca, non so, magari. Non ti manca. Ti sei trovato subito bene qua? Sì. E hai avuto paura di magari di iniziare a vivere qua in Italia, di magari portare avanti un futuro qua in Italia anziché in Senegal? Quello è dubbio, perché noi quando lasciamo in Senegal cerchiamo un futuro in Europa, in genere. Abbiamo questa mentalità, la mentalità di venire qua a cercare un futuro meglio in Italia. E quando sei arrivato in Italia, e cosa hai trovato? Come ti è sembrato? Cioè, ti è sembrata diversa dal Senegal? Sì. Sicuramente, però cosa è stata diversa? Cosa ti manca del Senegal? Perché è uno spesamento, quindi c'è qualcosa che alla fine ti manca? Un distacco, perché non si può negare che sono due mondi diversi, due stili di vita diversi. Sì. Cosa ti manca e cosa non ti manca? Cosa mi manca, direi, cioè, l'ambiente che c'è lì e non c'è qua. Mm-hmm. L'ambiente, cioè, come tipo noi, ogni giorno stiamo con gli amici, ogni giorno. Cioè, facciamo tutte le cose insieme e poi, cioè, quando sono venuto qua è completamente diversa. E questa cosa ti manca sicuramente. Esatto. E invece una cosa dell'Italia che vorresti magari tramandare in Senegal, ecco, se c'è qualcosa. Secondo me la cultura. La cultura, sì. E da quando sei in Italia, ecco, come con le persone, hai avuto difficoltà? Lasciando stare la lingua, hai avuto difficoltà a relazionarti con altre persone, anche i tuoi connazionali, ecco, pur sei stato sempre aperto a conoscere tutti senza paura.
senza, non hai avuto mai paura, dicono eri pronto a tutto, no? Ok, molto bene. Quando sei arrivato qua hai detto che conoscevi già una persona, ecco. Sì. E questa persona ti ha aiutato ad ambientarti. Sì, mi ha aiutato tanto. E quando sei arrivato subito qui a Ravenna? Sì, quando avevate già arrivato. Pensi di rimanere in Italia oppure di, non so, tornare nel tuo paese e portare con te la tua famiglia, però solo per visitarla, non per farla restare qua fissa, ecco. Ah, sì, 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 quello è... Cioè, tornare a andare in Senegal anche per, cioè, per qualche mese, se ho la possibilità di andare lì. E qua... Tu vuoi rimanere in Italia, insomma, il tuo progetto di vita dove pensi che possa finire, in Italia o in Senegal? Boh, non lo so. Non lo sai, ma è normale, sei giovane, cioè, chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? E cosa ti fa paura dell'Italia? Comunque io non ho paura. Non hai paura, sei... Bene, meglio così, è meglio così. Ti ringrazio per quello che hai detto, ti chiedo un'ultima cosa, se ci fai un saluto, ci dici qualcosa in senegalese. Salam alaikum, noi ci siamo in un giorno, alhamdulillah. A posto, grazie mille. Gerger, grazie.